Palermo, visitiamo la città, facciamo uno spuntino tipico e partiamo alla scoperta della Sicilia nord-occidentale. Ricotta, formaggio e limone, tutto che l'ho messo. Fermiamo una notte a Balestrate e ci godiamo la dolce atmosfera di questa terra che ci ha accolto con uno splendido tramonto. Buongiorno, dove stiamo andando? Ciao! A San Vito Lo Capo! Ciao, saluta Cristian da là dietro, dai! Ciao ragazzi! Il paese di San Vito Lo Capo è la punta nord-occidentale della Sicilia. Patria del couscous, è famoso per le sue spiagge bianche e il suo mare cristallino. A ridosso della riserva naturale dello Zingaro, è una delle mete obbligatorie per chi viene in questa parte dell'isola.
A pochi chilometri dal paese di San Vito Lo Capo c'è la spiaggia di Macari. È un luogo veramente suggestivo e selvaggio. La spiaggia di sabbia bianca e rocce è immersa in un contesto paesaggistico mozzafiato. Che cos'è quello? Cri cri? Mare! Dove sta il mare? Lì! Fa un po' vedere? E com'è il mare? Ti piace il mare? La barca! E c'è la barca e poi? Sì. E poi Cristian che fa al mare? Nuove! Che fa Cristian al mare? Con i braccioli! Scegliamo il caratteristico paese di Custonaci come base durante la nostra vacanza, soprattutto per la sua posizione logistica. È un paesino situato proprio al centro della Sicilia nord-occidentale ed oltre ad essere molto carino, è a sola mezz'ora d'auto di distanza dalle bellezze naturali più affascinanti della zona. Custonaci è anche vicinissimo alla Baia Cornino, proprio sotto il Monte Cofano. Questa spiaggetta è il posto ideale per passare ore ed ore al mare tra sole, relax ed immersioni. A Baia Cornino si può trovare facilmente il diving della guida subacquea Raimonda Azzori. Da Baia Cornino si possono fare immersioni per esplorare i fondali alle pendici del Monte Cofano, ma in base alle condizioni meteo e del tempo a disposizione si può arrivare ad immergersi anche fino a San Vito Lo Capo. Scelgo di visitare fondali adiacenti allo scoglio dello Scialandro, che arrivano fino a 40 metri di profondità.
a Cussonaci, paesino caratteristico della Sicilia nord occidentale, un punto strategico per visitare la zona di San Vito Lo Capo, Erice. Si può arrivare in 10 minuti a Trapani ed ottimo punto per fare le immersioni. Ieri ho fatto una stupenda immersione con il signor Raimondo, molto bello questo punto, molto strategico. Cristian, sei contento di andare al mare? Un'altra tappa obbligatoria in questa fantastica parte di Sicilia è proprio Scopello. Questo piccolo golfetto selvaggio ci ha lasciato senza parole per la sua autentica bellezza. Mare Scopello, lungo la costa, si trova questa spiaggia, caratterizzata da sassi bianchi e piccoli sassolini colorati. Questa è la meta ideale per chi vuole godere di un bel bagno senza i fastidi della sabbia. Questo paese, situato a 750 metri di altitudine sull'omonimo monte, è un'altra località che non deve mancare nella visita della Sicilia nord-occidentale. Cielo sereno, da qui si può godere di un panorama fantastico, ma è proprio quando si alza la nebbia che in questo splendido paese dall'aspetto medievale perfettamente conservato cala un'atmosfera magica che ci riporta indietro nel tempo, quando dall'alto dei suoi 750 metri Erice fu testimone e punto d'osservazione privilegiato delle guerre che nel Mediterraneo videro contrapposte le potenze di Roma e Cartagine. Thank you.
terminata e al porto di Palermo ci aspetta il traghetto serale. Lasciamo l'appartamento di Custonaci prendendo la via per Trapani. Viene soprannominata la città del sale e della vela, grazie alle sue stupende saline e per causa del vento che attira gli sportivi amanti del kitesurf da tutto il mondo. Questo è veramente un posto suggestivo. I colori dell'acqua salmastra, dei mulini e del cielo si fondono armoniosamente, dando forma ad un panorama di rara bellezza. Per tornare a Palermo dobbiamo percorrere circa 110 km. È piacevole viaggiare su questa autostrada che si addentra fra monti siciliani, costeggiando gli sterminati vigneti della zona di Alcamo. Persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. La Sicilia, purtroppo, ancora oggi non è riuscita ad uscire dal tunnel della mafia. Sta a noi però far sì che non vengano dimenticati coloro che sono morti per far tornare la luce sulla loro terra, con la speranza di rivedere la loro Sicilia splendere nell'onestà.